God Save the Wine, speciale vini vulcanici, una anteprima assoluta a Firenze. Finalmente i vini vulcanici sbarcano in città e lo fanno in grande stile. Vino vulcanico vuol dire tante cose in Italia, che è un paese vulcanico dalla storia antichissima. Enzo, in qualità appunto di rappresentante del Consorzio di Orvieto, cosa vuol dire la mineralità e la vulcanicità ancora prima a Orvieto? La vulcanicità a Orvieto è una cosa molto complessa, anche perché l'Orvieto in realtà è parzialmente vulcanico. Si parlava prima di come l'Italia sia un paese vulcanico, ma in effetti gli sconvolgimenti geologici che ci sono stati negli anni hanno portato a una complessità appunto geologica decisamente notevole. Quindi abbiamo ad esempio anche nell'Orvieto zone vulcaniche, che è la zona sud, e zone magari più argillose a nord-ovest e zone più sabbiose a nord-est. Quindi ecco, in realtà l'Orvieto ricade in questa, però è un vino tutto da scoprire, che diciamo è un po' caduto nel dimenticatoio, no? Negli ultimi anni. Quindi diciamo almeno due o tre motivi per cui le persone dovrebbero ricominciare a bere Orvieto o ritornare a berlo, perché negli ultimi 10 anni è cambiato un po' il mondo, no? Dalle vostre parti, tanti giovani. Sì, direi che ci sono due motivi principali per cui l'Orvieto vale la pena di essere riscoperto. Innanzitutto è un vino che, come dici tu, è un po' andato nel dimenticatoio degli ultimi anni, ma è un vino... io credo decisamente buono, decisamente piacevole, e che ha il suo punto di forza nell'abbinamento al cibo. È un vino che con i pasti è un vino che si adatta in modo splendido, e quindi è un vino che secondo me deve trovare una valorizzazione proprio in questo. E come secondo punto certamente rapporto prezzo qualità, è magari un lato più commerciale, ma che secondo me è importantissimo. È un vino che offre a determinati prezzi una qualità che altri vini d'Italia magari fanno fatica a raggiungere. E allora è anche vicino, tutti a Orvieto. God Save the Wine.